Le vignette di Charlie Hebdo che hanno fatto seguito al terremoto di Amatrice mi hanno spinto a farmi una domanda. C'è ancora spazio nella nostra cultura, nella nostra società per la blasfemia e per l'oltraggio, la rottura dei tabù, la dissacrazione? Io credo che questo spazio ci debba essere, credo che si possa in maniera legittima essere blasfemi, essere dissacranti, anche quando questo tocca ciò che per noi è sacro, ciò che per noi può essere sacro come la sacralità della vita umana. Credo questo perché credo che sia altrettanto legittimo il diritto di ridere della morte, di ridere di ciò che è sacro per altri, di ridere delle religioni, di ridere di tutto ciò che è tabù, del sesso, del potere, della morte nostra e della morte altrui e anche dei disastri più terribili. Ciononostante, credo che quelle vignette siano state un danno, un oltraggio, perché sono state portate fuori dal loro contesto. Credo che ci sia un diritto di diffondere pornografia, blasfemia, oltraggio. Credo però che ci sia un grosso danno quando noi prendiamo la blasfemia e la portiamo in chiesa. Quando noi prendiamo la pornografia e la portiamo in un ambiente dove può essere di fastidio, di disturbo o di danno. Quando prendiamo l'oltraggio è amplificato non da Charlie Hebdo, non dalla rivista, ma dalla televisione, dalla radio, dal nostro chiacchierare, dal nostro gonfiare mediaticamente quell'episodio di oltraggio, si crea un danno. Perché noi siamo andati in edicola, abbiamo trovato una rivista pornografica, anziché lasciarla al posto suo, dove ha tutto il diritto di stare, l'abbiamo voluta mostrare in chiesa, abbiamo voluto consapevolmente o inconsapevolmente creare oltraggio, creare scandalo, creare un caso mediatico. E quindi mi chiedo se il danno alle vittime del terremoto è stato fatto quando si è pubblicata una vignetta su un giornale che l'ha definita lui per primo impubblicabile, o quando quella vignetta è stata presa da noi, ingigantita, gonfiata, messa sotto il riflettore e sbattuta in faccia alle vittime del terremoto. Mi chiedo anche, come ultima domanda, se ci sarà un danno quando la denuncia che è stata fatta contro questa che io considero un'espressione legittima svanirà nel nulla, come è molto probabile che accada. Ci sarà un'ulteriore umiliazione alle vittime del terremoto, ci sarà un ulteriore fastidio, ci potranno essere ulteriori sofferenze solo perché non abbiamo saputo lasciare la satira, l'oltraggio, la blasfemia, la trasgressione, la rottura dei tabù nel posto che le compete in una società laica, che è quello di una rivista satirica nello scaffale delle riviste, delle nostre edicole e librerie.